Grande successo per la serata di Le Fonti Awards, tenutasi lo scorso giovedì 27 giugno a Palazzo Mezzanotte, con il patrocinio della Commissione europea. La cerimonia di premiazione è stata preceduta da un faccia a faccia tra il giornalista e anchor di Le Fonti TV Alan Friedman e Corrado Passera, CEO di Limiti Bank, dal titolo Banche e imprese, prospettive per il prossimo futuro. E l'altro premio speciale è l'eccellenza dell'anno innovazione e leadership Digital Health. A chi va questo premio, caro Alan Friedman? Okay, stand by. And the winner is Polipharma. Polipharma. Eccoli. Per essere un'eccellenza nel mercato farmaceutico italiano, per aver operato con trasparenza, innovazione e completa attenzione al paziente, quali valori vi hanno portato fino al raggiungimento del 100° anno di attività. In particolare per aver saputo puntare sulle nuove tecnologie sviluppando soluzioni digitali altamente qualificate. E l'altro premio speciale, eccoli qui. Complimenti. Grazie a voi. Well done. È un po' come Milano Cortina, no? E certo. Prego. Benissimo, adesso però ti saluto bene, vieni qui. Andrea Bracci, amministratore delegato di Polipharma, che si è aggiudicata il premio alle Fonti Awards 2019 come eccellenza dell'anno per innovazione, leadership e digital health. Intanto un commento a questo riconoscimento per un'azienda che, immaginiamo, si guadagni riconoscimenti sul campo giorno dopo giorno. Beh, devo dirvi che siamo molto orgogliosi e onorati di ricevere questo riconoscimento oggi. E la nostra azienda è un'azienda che quest'anno festeggia i suoi 100 anni, è un'azienda a totale capitale italiano, una media azienda nel mercato farmaceutico, e ha iniziato questo percorso da 5 anni, non è un percorso che nasce da poco. Abbiamo cercato di associare l'innovazione al concetto di digitalizzazione e lo abbiamo fatto investendo oltre il 40% del nostro budget annuo nell'area proprio di digitalizzazione. E, oltre questo però, questo è l'aspetto economico dell'investimento, oltre questo però abbiamo fatto anche un processo chiaramente di convinzione, di supporto e di aiuto a tutta l'organizzazione per recepire una trasformazione così importante all'interno dell'azienda, perché cambiare ed investire nella digitalizzazione in un'azienda significa sostanzialmente cambiare il modo di pensare, cambiare certo. Il modo di agire quotidianamente, e lo abbiamo fatto e quindi siamo molto contenti di questo riconoscimento certo. Stasera, ma sappiamo anche che questo è un punto non di arrivo, deve essere un punto di partenza, perché da qui noi sappiamo di aver costruito qualcosa di interessante, però non ci dobbiamo fermare, perché l'innovazione continua, l'innovazione va avanti, l'innovazione ogni giorno porta delle velocità di azione, delle velocità di cambiamento ai quali noi dobbiamo essere sempre pronti e sempre preparati. Camilla Cuturi per Polipharma ha la responsabilità del marketing digitale, quindi di tutto lo sviluppo delle iniziative delle quali abbiamo parlato fino a poco fa, soprattutto quelle che si sono concentrate in questi ultimi 5 anni e che vi hanno lanciato nel campo digitale. Ma come si combina la farmaceutica con lo sviluppo digitale? In che cosa consiste questo vostro progetto della salute del futuro? Dunque, la nostra azienda Polipharma negli ultimi anni sì, ha investito tantissimo nella digital transformation, perché è stata in grado di intercettare quella che era di fatto una rivoluzione in atto in tutti i comparti industriali, e quello della salute e della sanità non hanno fatto certo eccezione. Quindi ci ha creduto da subito nell'importanza di investire su questa tendenza, su questo trend, e ha compreso fin da subito l'importanza che ne sarebbe derivata e le grandi anche opportunità di business. Quindi il nostro programma
programma, che è durato 5 anni appunto, si è posto come obiettivo quello di prima ideare e poi implementare e rilasciare quello che noi chiamiamo il nostro ecosistema digitale aziendale integrato, quindi diciamo interfunzionale per tutte le funzioni che fanno parte della nostra azienda, ad alto impatto tecnologico ed innovativo, ma pensato e disegnato intorno a quelli che sono i nostri principali interlocutori e che sono i medici. Infatti oggi il nostro ecosistema digitale fa da fulcro, fa da hub proprio per la differenziazione nell'offerta dei servizi mirati ai nostri medici che tutti i giorni contattiamo. Sono servizi personalizzati, anzi iperpersonalizzati, proprio sulle proprie preferenze professionali, i propri interessi e le proprie esigenze. Oggi in Polifarma lavoriamo tutti con il digitale, nella nostra rete di informazioni medico-scientifici lavorano solo sul digitale, sul multichannel, multicanale e abbiamo tantissimi invece progetti che gestiamo in maniera standardizzata rispetto a tutte le business unit di cui è composta l'azienda e che vanno proprio nella direzione di integrare sempre di più il digitale e le nuove tecnologie nella pratica clinica dei medici. E quindi a partire dalla formazione, proprio dall'aggiornamento e dal training, perché poi spesso quando ti viene addosso una rivoluzione che non conosci ne sei spaventato e non sai come sfruttarla e come usarla, e quindi è bene che qualcuno di esperto e di autorevole in questo segmento ti supporti, e noi offriamo proprio supporto ai nostri medici per comprendere il fenomeno e poterlo usare nella propria professione quotidianamente, ma così come tutto quello che concerne il cambio di paradigma proprio nella comunicazione fra il medico e i propri pazienti, ma fino ad arrivare ai nostri interventi nei congressi scientifici, dove non parliamo più solo ed esclusivamente di prodotti farmaceutici e quindi di soluzioni terapeutiche, ma anche di digital health, di digital identity, di multi-channel marketing per il medico, quindi lato professional. E questo per noi oggi è una caratteristica, è un punto di forza, fuori ci riconoscono come azienda farmaceutica autorevole perché compiamo 100 anni quest'anno, ma anche che è stata in grado di trasformare radicalmente il proprio DNA, e quindi siamo anche una digital company, e questo ci fa onore. Quali sono i vostri punti di forza che vi consentono di essere competitivi in uno scenario anche internazionale? Che cosa mi definirebbe? Quali mi elencherebbe? Guardi, noi credo che la nostra forza sia proprio nell'organizzazione. Devo dirle che il primo punto di forza, secondo me, è la nostra proprietà. La signora Luisa Angelini, che è stata la prima a credere in questo processo, le dico, nel 1991 lei diceva che il futuro sarebbe stato il web. Quindi quando nessuno parlava di digitalizzazione, lei già pensava che le organizzazioni, le aziende, comunque il mondo sarebbe andato in quella direzione. Quindi in primis sicuramente il nostro vantaggio è stato avere una proprietà come lei, una proprietà che aveva una visione, che molto ha una chiara. Visione molto chiara e che investe tantissimo nelle proprie aziende. Noi siamo un'azienda che non distribuisce i dividendi, tutto quello che guadagniamo, riusciamo viene a guadagnare, viene reinvestito, e lei supporta quotidianamente, diciamo, gli investimenti delle aziende. E quindi questo sicuramente è un aspetto che ci fa lavorare molto bene rispetto a questi tipi di progettualità. E dall'altro punto di vista ritengo che la nostra organizzazione sia un altro punto di forza, perché abbiamo avuto la forza di cambiare la mentalità delle persone e di far capire che comunque l'approccio al lavoro in un modo diverso, in un modo innovativo, avrebbe sicuramente portato dei vantaggi competitivi. Questo, devo dirle, ce lo riconoscono anche i nostri partner, ce lo riconoscono le aziende che stanno cercando, insomma, di collaborare con noi e che vogliono collaborare con noi con diverse progettualità, e questo ci gratifica molto, perché significa che siamo sulla strada giusta. Okay. E pertanto speriamo di continuare così, speriamo di essere, insomma, anche nel futuro pronti, sempre pronti, diciamo, a quello che poi il mondo è, l'innovazione quotidiana. Polifarma è un'azienda di medie dimensioni, nasce nel 1919 e ha un'evoluzione all'inizio territoriale e poi a livello nazionale. Negli anni 80 ha la sua più forte evoluzione,
con l'avvento sul mercato delle principali molecole importanti, insomma, che sono entrate all'interno del mercato farmaceutico. Dopodiché questa evoluzione si arresta nel 2008, quando una scadenza del brevetto di un farmaco molto importante nel nostro listino ci ha fatto perdere il 50% del fatturato, passando da 42 milioni, più del 50%, siamo passati a 19 milioni. Da lì con la signora Luisa Angelini, che voleva fortemente rimanere all'interno di questo mercato farmaceutico, lei proviene da quel mercato, abbiamo ridisegnato completamente la nostra strategia e siamo partiti da un concetto di base che era quello proprio di coinvolgere l'organizzazione. E l'organizzazione abbiamo fatto partire un processo di change management dove abbiamo su tre valori fondamentali, cultura, responsabilità e partecipazione, abbiamo coinvolto tutto il nostro organico. Abbiamo con loro condiviso le strategie, abbiamo con loro discusso la strada, il percorso che l'azienda voleva intraprendere e abbiamo nel frattempo cambiato anche un po' il concetto che avevamo come azienda, nel senso che abbiamo cominciato a pensare che per continuare ad essere protagonisti in questo mercato dovevamo imparare a gestire la complessità. La complessità intesa come target diversi, come prodotti diversi, come modo di lavorare diverso rispetto a quello che avevamo fatto fino a qualche tempo fa. A questo ci abbiamo messo l'innovazione del digitale e quindi è un processo che praticamente ci ha fatto crescere nel tempo, grazie anche agli investimenti che comunque la proprietà ha continuato a fare quotidianamente, però ci ha riportato questa azienda da 19 milioni agli oltre 55 che faremo quest'anno. In soli 6 anni noi siamo riusciti a fare questo percorso estremamente interessante.